وسنخرج يقينا بنتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين. شكرا لكم سيد رئيس الوزراء. Sono molto felice di essere qui oggi nella mia prima visita in Iraq. Ringrazio molto le autorità irachene per la calorosa ospitalità e confermo anch'io che l'incontro con il primo ministro Abdul Mehdi è stato molto positivo. Abbiamo potuto confermare nel corso dell'incontro la storica amicizia tra i nostri paesi e la priorità del nostro partenariato. L'Italia è stata e rimarrà vicina al popolo iracheno. È stata vicina al popolo iracheno nei momenti più difficili, che grazie a Dio sono ormai alle spalle, grazie al sacrificio del popolo iracheno e all'impegno delle forze armate irachene. Continueremo ad assicurare il nostro sostegno, il nostro appoggio, anche in questa fase di stabilizzazione, di ricostruzione. L'Iraq ha in questo momento delle sfide molto importanti e delicate davanti. Deve continuare a perseguire gli obiettivi della stabilità, dello sviluppo e del benessere. Lo deve fare per se stessa, per il proprio popolo e lo farà anche nell'interesse dell'intera regione. Noi siamo certi che il governo saprà in modo illuminato compiere tutte le scelte coraggiose e tempestive per assicurare questo futuro al proprio popolo in una prospettiva di un Iraq sempre più stabile e anche, come ho menzionato nel corso dell'incontro, apprezziamo molto l'approccio pluralistico che rispetta tutte le diverse sensibilità che sono rappresentate nel Paese. Gli sforzi iracheni per sconfiggere Daesh sono stati fondamentali, ma dobbiamo anche essere consapevoli che l'insorgenza di Daesh rappresenta ancora una seria minaccia che richiede ancora una vigile attenzione e uno sforzo anche collettivo. L'Italia è uno dei principali contributori. Noi soprattutto cerchiamo di dare una mano nell'addestramento militare, nell'addestramento di polizia e ovviamente lavoriamo anche per incrementare la cooperazione nel campo economico, nel campo sociale, nel campo culturale. Incontrerò nel corso della giornata anche il nostro contingente di stanza in Iraq, al quale porterò un segnale, un sentimento di vicinanza e di riconoscenza ed orgoglio da parte non solo del governo ma dell'intera nazione per l'opera che stanno svolgendo. E poi col primo ministro abbiamo approfondito le varie sfere di collaborazione, i vari campi. Anche in particolare nel campo dei rapporti commerciali e industriali ci sono delle ottime opportunità di cooperazione, di rafforzare la nostra collaborazione. Vorrei poi rimarcare che l'Iraq rimane un paese prioritario per l'aiuto italiano allo sviluppo. Sul fronte umanitario è forte l'impegno dell'Italia, soprattutto nel settore sanitario, della sicurezza alimentare, dell'educazione, con l'obiettivo di favorire la coesione sociale tra tutte le componenti della popolazione irachena. E ovviamente lavoriamo anche con le organizzazioni internazionali, UNESCO, Banca Mondiale, che stanno operando nel Paese molto proficuamente. Un altro settore in cui la cooperazione sicuramente sta dando buoni risultati e può ancor più svilupparsi è quello della cooperazione culturale, che occupa un posto strategico nelle nostre relazioni bilaterali. Penso in particolare all'attività scientifica delle missioni archeologiche italiane in Iraq, ne abbiamo parlato anche col Ministro della Cultura, che rappresenta un vanto per il nostro Paese
ed arricchisce senz'altro il già intenso patrimonio di relazioni culturali bilaterali. L'Italia vanta una grande tradizione nel campo della protezione e promozione del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle aree di crisi. E qui permettetemi anche di ringraziare il lavoro, l'attività svolta dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, che si distinguono sempre, insieme a tutte le nostre forze, per una particolare sensibilità nei confronti della popolazione, il dialogo con le comunità locali e in questo caso anche per la notevole sensibilità sul piano culturale. Grazie ancora per l'ospitalità. Thank you.